Insomma, intanto sono entrato col gruppo, insomma, questa è la cosa più importante per me. E adesso ho notato c'è una grande voglia di rifarsi e da queste quattro sconfitte, a partire da domenica con il Genoa, perché insomma quattro sconfitte ci rodano un po', no? Di fila. Era già successo precedentemente a febbraio e adesso faremo di tutto domenica per interrompere questa serie negativa. Adesso è un buon periodo, ho migliorato molto, sto molto meglio. Ieri ho fatto allenamento con la squadra, oggi anche, e mi sto riprendendo, dai. So che ci vorrà ancora un po' di tempo, però il peggio è passato. E probabilmente quando non hai, diciamo, obiettivi, è difficile andare in campo con la stessa voglia di prima, quando magari trovi avversari che hanno obiettivi importanti ancora da raggiungere. Ci sta che magari molli un po' la tensione così e fai partite un po' sottotono, però insomma è un errore che ci può stare a questo punto del campionato. Ti aspettavi qualcosa in più? Comunque il tuo primo anno in Serie A, 4 reti, forse qualche problema fisico ti è un po'... Nella seconda parte sicuramente, qualche gol in più, un attaccante certo che li vuole fare sempre, però insomma dai, io ho dato il massimo, questo sono sicuro di averlo dato. Cosa daresti per un gol al Genoa, squadra che peraltro detiene la metà del tuo cartellino? Darei, i gol sono sempre importanti, insomma, che vengano contro il Genoa, con la Juve, con altre squadre. E chiaramente mi farebbe piacere vincere prima, poi il gol viene dopo, insomma. Tu sei a metà tra le due squadre, ma il tuo desiderio è comunque quello di proseguire la tua avventura con la maglia biancorossa. L'ho detto prima, adesso non ci penso e voglio pensarci a fine campionato, adesso non è il momento giusto perché non è proprio un momento adatto per parlare di queste Avrei un cose, desiderio però, no? dai. Beh, che mi sono trovato bene quest'anno, questo sì. È stato un bel gruppo e mi sono trovato bene. Questo.